eccolo, eccolo. Questa da me. Brava. Brava. Bravo piccolino, bravo, bravo. Bravo, bravo. Per manchettiato torto, vino fresco, un po'. Bravo Mors, bravo, 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 bravo. Abbiamo visto un lavoro particolare di attivazione mentale, chiaramente dove sta il mestiere, diciamo, senza agitarsi, mantenendo la calma e la pazienza, tenendoli concentrati. Lui uno se l'è mangiato mosso di là, e figuratevi se... Immaginate se solo per un momento io tentavo a salvare il tartufo che lo andava a bloccare, invece no. Li ho rasserenati, così stanno iniziando a utilizzare il cervello oltre l'agonismo, perché lo spring tende molto ad andare sul suo punto di forza, che è l'acceleratore. E questi sono due cagnolini di 4 mesi, sono due fratelli e sorella. La differenza è che Logan ha un mese in più di addestramento rispetto a Moss. E chiaramente a questa età i cuccioli, portarli fuori, vanno portati fuori con una certa consapevolezza. È molto più costruttivo e tranquillo fare una simulazione di questo genere, che significa che è tornato dove si mangia il tartufo mossa, stando ritrovando i frammenti. La cosa veramente bella è che loro mi stanno rimanendo vicini, concentrati su quello che stiamo facendo, e mi dà veramente delle grosse aspettative per il futuro. Su di loro, brava amore, vieni qua. Brava, brava, Pietro, vieni qua, vieni qua. Ah, amore, fammi vedere, piccoli, fammi vedere un po'. Ah, brava, allora un tartufino. L'avevamo messo noi, chiaramente questo non è un posto da tartufino, lo era. E veramente soddisfatto di questi due piccoli. Venite qua, 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 qua. Bravi, vieni, vieni. Mos, vieni, bravo, Mos, vieni. Vieni qua, bravo. Bravo, bravo, bravo. Si cresce con calma, si cresce con consapevolezza, si cresce con la patina di infantilità che deve rimanere logicamente presente sui nostri cani.